Ci troviamo in Sardegna, esattamente a Cagliari, all'interno della fortificazione medievale che si chiama Castello. Questo quartiere è un quartiere antichissimo del 1300. Gli abitanti della città di allora si rinchiudevano all'interno di questa fortificazione proprio per salvarsi dall'invasione del nemico. Tutto qui è rimasto intatto sino alla prima guerra mondiale. Dopo, purtroppo, i bombardamenti hanno distrutto gran parte della città di Cagliari, compreso questo quartiere, che solo nell'ultimo ventennio si sta risollevando e grazie a tanti privati, ognuno ristruttura la propria abitazione, si sta risollevando. Nel 2010 metto su questa attività, che è un'attività di affitta appartamento, affitto il bilocale, ovviamente per risanare le economie che non sono molto fiorenti, soprattutto all'uscita di un 2008 in cui si è verificata una crisi molto importante. Funziona bene finché non aumentava in modo impressionante la concorrenza e quindi tutto cambia, lo scenario è totalmente diverso. I prezzi si sono abbassati notevolmente, la redditività è nettamente diminuita e quindi tutto cambia. La convenienza economica non è più come prima e bisogna trovare delle nuove soluzioni o modificare un po' il tipo di lavoro. Faccio parte di un'associazione che proprio è nata per far qualcosa di diverso rispetto a quello che si faceva negli anni passati e quindi insieme riuscire a superare questa concorrenza spietata. L'associazione si chiama Cagliari Charming Accommodation, siamo 36 soci e insieme cerchiamo di portare avanti delle strategie, un'unione che singolarmente sarebbe stato difficile. Ci sono anche dei partner con cui poi stringiamo un forte legame di business, che sono i tour operator, che sono i ristoranti, che sono le pizzerie, che sono le strutture dei supermercati, gelaterie. E quindi cerchiamo all'interno di questo circuito di far convogliare i nostri ospiti. Un minuto a piedi dalla mia struttura alle torri, questa bella cattedrale molto, molto vicina. A fianco c'è la vecchia residenza degli spagnoli. Vedi una palla? In realtà quella è la palla di un cannone. Questo palazzo è stato interamente distrutto durante la prima guerra mondiale. Bastione di Saint-Rémy. Il Parco Verde si chiama Monte Urpino, è un parco appunto della città, molto curato e lì si va a passeggiare, le famiglie con i loro bambini vanno, passeggiano, è molto carino, ci sono dei laghetti, ci sono delle anatre, molto simpatico e anche uno si sente veramente fuori dalla città e da tutto lo smog e dai clacson. E quella si chiama sulla destra, il promontorio sulla destra si chiama la Sella del Diavolo. Si dice che lì sommergì, che la montagna sia scavata sotto e sia stata fatta apposta per far rifornire i sommergibili nel periodo della prima guerra mondiale e anche nella seconda.